Brie Larson, essere donna vuol dire giocare tutta la vita in difesa. L'1 ottobre, Brie Larson ha compiuto 28 anni. Eppure, nonostante la sua giovane età, l'attrice premio Oscar per Rom, come migliore attrice protagonista, conquistato alla sua prima nomination, non ha paura di esprimere le sue opinioni. Negli ultimi giorni, ha affidato a Twitter i suoi pensieri. E ha parlato di cosa significa essere donna, soprattutto alla luce dei fatti accaduti a Hollywood. Brie Larson difende le vittime di abusi. Negli ultimi giorni, Hollywood sta tremando. Il produttore cinematografico, ex, in seguito al suo licenziamento, Harvey Weinstein è stato accusato di ripetute molestie sessuali nei confronti di attrici e di dipendenti delle società per cui ha lavorato. Tante sono le star che sono scese in campo in difesa delle donne, da George Clooney che lo definisce indifendibile fino a Meryl Streep, che ha parlato delle vittime che hanno denunciato come di eroine, e a Kate Winslet il fatto che abbiano iniziato a raccontare la gigantesca condotta negativa di uno dei nostri più importanti e ben visti produttori è stato un atto di grande coraggio ed è sconcertante da sapere, ha dichiarato. Dalla parte delle donne si è schierata infine anche Brie Larson, e l'ha fatto affidando a Twitter i suoi pensieri. Una volta, ho sorriso forzatamente ad un agente di sicurezza che mi ha chiesto il numero di telefono. Essere donna vuol dire giocare tutta la vita in difesa, ha scritto. In realtà, il suo tweet ha scatenato diversi commenti negativi. C'è chi l'ha applaudita per la sua educazione, e chi ha difeso la gente sostenendo che si sia semplicemente comportato da bravo ragazzo. Del resto, da sempre Brie Larson è schierata dalla parte delle donne. Lei, che in Rome interpretava una ragazza vittima di un rapimento e di abusi. Sto sempre dalla parte di chi è sopravvissuto con coraggio ad un'aggressione o ad una molestia sessuale. Non è mai colpa di chi subisce una violenza, ha dichiarato. E, a chi l'ha criticata, l'attrice ha risposto, sono qui per raccontarvi la mia esperienza come donna. Siete disposti ad ascoltare qualcosa che magari potrebbe cambiare la vostra visione?. Le lezioni corrono su Twitter. Un elenco di lezioni, Brie Larson lo dà. Non ho bisogno che mi spieghi perché secondo te la mia esperienza non conta niente. Ho bisogno che mi ascolti, perché non sono una bugiarda e ho un'anima. E poi, fammi una domanda. Se non hai capito, te lo posso spiegare. Le ultime due regole? Parla con dolcezza. Ricordati che stiamo o perlomeno lo spero provando a rendere il mondo un posto più sicuro per tutti. E i social media possono espandere la tua visione delle cose. Possono essere un mezzo perché tutti imparino cose nuove. Non perdere l'occasione di crescere. Ha provato, Brie Larson, a far ragionare i suoi haters e i suoi fan. L'ha fatto con la schiettezza che la contraddistingue, e con le idee chiare che sempre la contraddistinguono. Dal punto di vista personale, ma anche da quello professionale. Di recente, nel corso di un'intervista all'Huffington Post, ha dichiarato, mi piacerebbe dirigere un film della Marvel. La mia nuova filosofia di vita è che non ho intenzione di dirmi di no. Sto solo continuando a fare cose fino a quando sarà qualcun altro a dirmelo, quel no. Da vera donna, e da vera combattiva.